Ciao ragazzi, ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video. Oggi super ritorno perché in reality erano più di 12 mesi che non portavo la posta del cuore delle pancine. E in realtà avevo fatto solo un episodio l'anno scorso. Vi era piaciuto tantissimo e tutti mi avevate detto: Cristiano, ma rifanne un altro, ci hai fatto super divertire, è super divertente. Poi tra una cosa e un'altra, insomma, e l'ho più fatta. Però, siccome mi state richiedendo a gran voce, dopo il grandissimo successo del doppio appuntamento di scorsa settimana della posta del cuore insieme a Diego, ho detto è arrivato il momento di riproporre le pancine in attesa di nuovi gossip, di nuovi drammi amorosi da parte vostra, in cui io e Diego vi suggeriamo cosa fare. Ma faccio un PPS. Innanzitutto, non mi sto facendo ricrescere la barba. Lo so che voi direte: ma cosa ci rincastra Cristiano con il video di oggi? Non ci rincastra nulla, ma siccome ultimamente, soprattutto nel vlog di ieri, in tanti mi avete commentato scrivendo: ma Cristiano, ma ti stai facendo ricrescere la barba? Stavi meglio prima oppure stai meglio ora? Insomma, così. Il fatto è che, siccome questa settimana, questo weekend, ho il matrimonio di cui vi ho tanto parlato in Toscana, e l'ho lasciata allungare perché me la leverò poi, capito? Invece di rifarmela mille volte, me la faccio una volta sola, e quindi chi se ne frega. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, arriviamo a prendere l'iPad. Perché? Non so se lo sapete, cioè a regola sì. Ah, intanto mi sposto più in qua, così vi posso mettere poi i vari screenshot qua e li leggiamo insieme. Ma c'è una pagina su Facebook, su Instagram, su Twitter, che si chiama Il Signor Distruggere, che mi fa scompisciar da ridere. Tra le altre cose, faccio anche un piccolo PS: mi sembra che Il Signor Distruggere lo abbia anche incontrato tipo a Noto quest'estate in Sicilia, ma non ero sicuro che fosse lui, quindi io ho fatto la figura di cacca e ho fatto finta di non vederlo. Ho fatto: boh, ma sarà lui, ma non sarà lui. Poi sono andata a vedere le sue Instagram stories e ho detto: ah sì, probabilmente era lui. Insomma, ciao Signor Distruggere. Ma insomma, cosa fa questa pagina? Riposta tutti i vari problemi d'amore che hanno le varie mamme pancine, chiamate così perché non lo so come mai, perché sono tipo super premurose, un po' ignorantelle, possiamo dire, e si raggruppano tutti in dei forum, in delle pagine apposite tra mamme pancine, si scambiano consigli fai da te, non solo amorosi, ma a noi ci interessa quello, insomma. Anche loro, come noi comuni mortali, hanno dei problemi con il pam pam quotidiano del marito e con i vari tradimenti, le varie cose, e mi fanno scompisciare da ride, ma non tanto per i problemi, ma i commenti, gli altri utenti che commentano, insomma, adoro. Insomma, se vi siete persi la prima puntata di ormai un anno fa, io ve la lascio qua sotto nell'info box, così nel caso potete andarla a rivedere e mi potete dire poi, guardando quella, guardando questa, se in futuro ne vorrete altre. E io inizierei subito con un racconto hot: Sabrina e Deborah. Allora, Sabrina e Deborah sono, da quel che ho potuto capire in questi mesi, le creatrici di questo gruppo su Facebook in cui tutte si confrontano, e loro sono tipo le amministratrici. Ma ciao bella, ti racconto tutto, pubblicalo solo se ti sembra il caso, altrimenti lo pensiamo come uno dei nostri segreti, scrive questa mamma pancina. Sono mamma da 6 mesi e la sera il bimbo vuole poppare e io quindi lo faccio con piacere e amore. Mio marito però tiene i turni al lavoro e 3 sere sta a casa e 3 sere no, e quelle 3 sere che sta a casa lo vuole fare bam bam, e poi subito a dormire, che la mattina si sveglia presto. Quindi lunedì io stavo stesa a pancia su sul letto con addosso solo il mio essere donna, penso nuda, e ci siamo capite. Poi al seno destro c'era la piccola che poppava la grande e sopra di me, scherzi, mio marito, ma senza toccare la piccola. Teneva le braccia tese sul letto e faceva tutto senza creare disagio alla piccola da bravo papà. Quando ha finito mi ha dato dei bacini sul collo e al seno sinistro e ci si è attaccato per scherzo per pochi minuti, e quindi lui e la piccola facevano il tandem. In anonimo, grazie e complimenti per tutto.
Ci credo io, no. Allora, vabbè, a parte, vabbè, l'ultimo scherzo, non lo so, può anche essere una cosa divertente, insomma. Però non capisco il problema, cioè, perché hai scritto questa cosa, mia cara mamma pancina? Cioè, per non sentirti sola o... Cioè, non c'è la domanda. Non c'è la domanda tipo, ho fatto bene? Oppure, mio marito sta sbagliando? Non c'è niente. Perché scrivere questo racconto? Cioè, boh, vabbè. Fatto sta che mi sembra un po' strano che... Cioè, fare pam pam con la mamma che nel mentre ha dall'altra parte la bimba che ha 6 mesi e che sta poppando. Ma è cringe, è super cringe. Poi magari boh, sarò io che sono rimasto al medioevo, ma a me non mi sembra una cosa tanto normale. Fatto sta che i commenti a me fanno morire. Perché per esempio Marilena scrive: ma quindi i vostri mariti vi baciano anche? Sai com'è? Dovrebbe essere la norma. Filomena invece: viva i papà. E Francesca: un papa che non ti chiede di posare o togliere il piccolo per fare certe cose è un papa con la P maiuscola. Ma scusate, ma non poteva aspettare che lei finisse con la piccola, la mettesse tipo sulla culla, nella culla, e poi fare le cose? C'è un qualcosa di strano in tutto questo che non riesco a capire. Però passiamo oltre. Passiamo oltre. Comunque, il mio consiglio, anche se non è richiesto, e sicuramente poi mi bloccheranno in questo nuovo forum, in questa nuova pagina, perché se te dici una cosa contro il loro parere, ovviamente poi chiamano le amministratrici e ti fanno bloccare, ti buttano fuori, ok? Anche solo se dici una cosa minimamente intelligente, ti buttano fuori. Però comunque, il mio consiglio è, la prossima volta magari fallo aspettare, tanto, cioè... aspetterà mezz'ora massimo. Io capisco che poi la mattina dopo va al lavoro, però oh, aspetta che finisca con la bambina e poi dopo fai pam pam. Vabbè, brutto, mi sto immaginando la scena, non voglio. Andiamo al prossimo racconto. Deborah, io scrivo solo a te innanzitutto. D'estate, anzi d'estate, mio marito non lo vuole fare quasi mai per via del caldo e io sono sollevata. Ah, anche questa cosa io non l'ho capita. Io capisco magari la stanchezza, molti anni insieme, ma tutte le donne che sono in questo gruppo meno pen pen fanno coi mariti e più sono sollevate. Io non riesco a capire come mai. E poi si scandalizzano se il marito va con altre o con altri. Comunque, insomma, lei è sollevata, quindi succede in genere nella doccia la mattina quando ci svegliamo. Allora lo fai. Purtroppo questa settimana abbiamo avuto nel quartiere dei problemi con l'acquedotto e per 2 giorni siamo stati senza acqua. Scusate, metto il silenzioso. Mi scordo sempre di mettere il silenzioso. È una cosa assurda. Anyway, dove sono rimasti? Ah, sono rimasti senza acqua. Con la Q. E la vasca era piena per poter scaricare il WC, quindi non potevamo fare la doccia ma lavarci a pezzi. Allora pensavo che a causa di ciò non si faceva nulla di pempere pempempuale. Ma mi sbagliavo. Puntini, 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 puntini. Mio marito ci ha fatto provare di farlo con la porta del frigo aperta e in piedi, io nel frigo e lui dietro di me, ma non dietro, capisci a me. Io ho provato molto freddo e lui non si è lamentato troppo del caldo. Purtroppo mi sono tenuta alla mensola del frigo che è venuta via e non riesco più a metterla. Che mi aiuta se mando foto del frigo? Grazie a tutte. Io adoro, amo questa pagina, amo questi racconti. Capite perché io non dormo più la notte? Perché mi leggo queste robe e muoio da ridere. I miei vicini saranno contenti. Anyway, prima di andare a consigliare come riattaccare una mensola dal frigo, andiamo a leggere anche i commenti. Perché per esempio Marianna scrive: i doveri sono i doveri.
No? E ha ragione, cioè se il marito vuole fare pem pem, te lo devi accontentare, ok? Claudia invece dice, se staccavi il frigo per un paio di giorni, avresti avuto un po' di pace, beata te. Mio marito, freddo, caldo, umido, vuole farlo sempre, fortunatamente non sento niente. No, perché non è molto sviluppato, quindi è solo noioso tenerlo sopra che si muove convinto di farmi sentire qualcosa, ma io voglio morire! Ma Claudia, ma non si fa così! Ma perché l'hai sposata? Ci credo che poi è una tortura fare pem pem con i vostri mariti se fai così. Ma oh mio Dio, ma voglio morire, ma che cos'è? Comunque Anna poi scrive, complimenti per la novità. Allora, c'è da dire che io non ho provato mai a fare pem pem nel frigorifero e ci proverò prima o poi. Ma scandalizzato ancora dal commento. No, non è, fortunatamente non sento niente perché non è molto sviluppato. È solo noioso tenerlo sopra facendo finta di sentire qualcosa. Io sto morendo. Ma Claudia, ma povero. Vabbè, comunque io riattaccare la mensola del frigo un so. Boh, perché io nel frigo di qua, scusate, ma sto piangendo, è una cosa assurda. Il frigorifero che ho qua a Milano, praticamente io quando levo la mensola poi cioè è incastro, quindi ce la rimetto facilmente. Quindi su questo io ti posso dare una mano. Ti posso dare una mano dicendo, ganza questa roba del frigo, un po' scomoda però carina, insomma la prossima volta magari se te senti freddo facci andare lui di schiena appoggiato al frigorifero e te magari sopra, così il freddo lo sentirà lui dato che è lui che sente caldo. L'unica cosa che sento di dirti è questo, insomma, però qui si capisce che le mamme pancine fanno pem pem molto più di me. Vabbè, ci vuole poco a fare pem pem più di me, però io voglio morire. Claudia, sei la nuova regina. Claudia è quella del commento. Cioè, è solo un po' noioso perché devo far finta di sentire qualcosa. Perché devi far finta di dirglielo? Ma soprattutto perché hai sposato un uomo che non ti soddisfa in quel senso. Vabbè, passiamo adesso, che è meglio, al prossimo racconto. Non è una cosa hot, ma solo il motivo per cui io e il mio ragazzo, oggi mio marito, litigavamo la prima volta. Fammi sentire. Quando abbiamo iniziato a convivere, mi faceva piacere portare il caffè a letto a lui la mattina e per scherzare una sera con amici, dico per sfotterlo, che io facevo tante cose per lui, come questa del caffè, e lui ma niente. Allora lui promise davanti a quella coppia che anche lui me lo avrebbe portato e così fece per un po'. Quando una mattina l'ho sorpreso in cucina che macchiava il caffè. Quando una mattina l'ho sorpreso in cucina che macchiava il caffè con il suo amore intimo. Ci siamo capiti, ragazzi. Le urla fino all'ultimo piano di litigate. Poi mi fece notare che se tutte le volte prima non mi ero lamentata, evidentemente non era male. Ma che problemi hai? Cioè, lui a fare una cosa del genere di nascosto, come mai? Ma aspettate, perché? Se il fine ultimo di questo racconto è dato dall'amore intimo del proprio lui che macchiava il caffè all'insaputa di lei, nei commenti questa roba è un passa, perché tutti sono scandalizzati del fatto che loro due abitavano insieme prima del matrimonio. Te capi? Insomma, per esempio Grazia scrive, tutta scioccata, cioè vivevate insieme prima del matrimonio? Non serve rispondere, come per dire, ti ho giudicato, sei una facilita, capito? Invece poi c'è Raffaela che dice, questo incidente non succedeva se non lo facevi avvicinare in cucina. Perché non doveva andarsi in cucina? Vabbè. Mentre Lucia, mio marito questa cosa non l'ha mai fatta, per fortuna, perché sa che sono contraria. Evidentemente di te non lo sapeva, visto che sei una donna che vive con un uomo non sposato e giustamente poteva aspettarsi di tutto. Ma fatemi capire, perché se due convivono prima del matrimonio, allora possono aspettarsi di tutto, nel senso che, boh, pensano loro, queste sposate, queste mammine pancine, pensano che queste altre persone che convivono siano faciline e quindi si meritano l'amore intimo nel caffè a loro insaputa. Ma
Lucia, secondo me tuo marito non te l'ha mai fatto, ma lo avrà fatto altre, non ti preoccupare, fatto sta che boh. Io sono scioccato dalla gente, boh, vabbè, ma... Vedete perché? Ogni tanto serve un video un po' così, perché tutti i nostri problemi poi passano in secondo piano quando vedi che esistono persone del genere. Anyway, passiamo al prossimo. Ciao, io ho già scritto un mese fa e le cose sono cambiate molto in questi ultimi giorni. La quarantena forse, per via dello... per via dello stress o per via della solidarietà del matrimonio. Lui era molto più sveglio nel letto e per me è stata una novità, anche perché spero sempre nel secondo bimbo. Qui faccio subito una parentesi senza finire di leggere. Se durante la quarantena i vostri mariti avete scoperto che adesso si sono svegliati, no, per fare pepè, mentre prima non erano così tanto svegli, vi sembravano dormienti, erano perché beccavano altre galline, ok? Nella quarantena, durante la quarantena non potevano e quindi c'eravate voi e quindi hanno iniziato a beccare voi. È tutto lì, eh? Non è una cosa cinica, è la realtà dei fatti questa cosa. Fatto sta, ritorniamo al discorso, al racconto. Ma da qualche giorno, zero. Come quando prima di andare in quarantena. Arie, infatti, è andata dall'amante. Il cambiamento è dovuto alla passione che va e viene? Non lo so. Posso quindi raccontare solo l'ultima volta che lo abbiamo fatto 10 giorni fa. Eravamo a letto, io di lato gli davo le spalle, poi l'umidità mi ha toccata da dietro, ma andando avanti dentro, allora io gli parlavo del mio benessere e lui mi diceva di non parlare, altrimenti non ce la faceva. Timore di un confronto? No, è che stava pensando a un'altra e gli rovinavi il sogno. Non potevamo accendere la luce. Tra parentesi, si vergogna dopo tanti anni. No, ripeto, è che stava pensando a un'altra. Mi togli il cuscino da sotto alla testa e me lo mette sopra. No, vabbè, io muoio. Tra parentesi, non voleva farmi male con il suo peso. No, ripeto, è che stava pensando a un'altra e non voleva vedere te. Oh mamma, poverina. Alla fine finisce e si va a pulire e va a guardare la TV aspettando che io prendo sonno. Tra parentesi, paura del confronto. No, un ti vuole vedere, un ti vuole vedere. Oh, ancora un lapito. Io non pulisco perché così durante la notte il girino sale, sale, sale e forse arriva poi la notizia. Puntini, puntini. Ragazzi, a parte, ma che marito di M. Cioè, vabbè. Comunque, boh. E deve sta zitta e gli mette il cuscino sopra la testa e non si deve muovere. Appena finisce questo se ne va a guardare televisione. Vabbè, perché state con della gente del genere? La risposta è qui, perché lei pensava che lui facesse questo per paura di un confronto. Vabbè, fatto sta che i commenti, nei commenti nessuno le dice guarda che questo qui in realtà stava pensando a un'altra. È così che succede, è così che è, perché non è possibile. Ma tutte sono così. Per esempio Cristina scrive: il nervosismo è normale in questo periodo, ma le cose belle come queste che ci hai detto torneranno. Devi avere attesa. Ah, perché è stata una cosa bella fare pem pem con uno che ti ha girato così, non ti vuole vedere, non ti vuole sentire al buio. Ma sei pazza, vabbè. Deborah invece dice: hai messo una candela della fertilità sul balcone dopo l'atto? Può fare la differenza se ci credi davvero. Eh sì, perché infatti tutti rimaniamo incinta grazie alle candele. Adoro. Mentre Francesca scrive: posso rispondere a tutte le tue domande con un non ti preoccupare. Viva i papà! Ma perché viva i papà? Ma no, ma non è vero! Vabbè, non lo so, fatemi sapere voi qua sotto, tramite commento, cosa ne pensate di questa roba. E se date ragione a me, perché ora se no io qua ci passo come quello un po' str, ok? Ma in realtà è questa la verità. Oh raghi, ma se uno non vuole mai fare pem pem con voi, quando lo fa, spenge la luce, vi dice di star zitti, vi nasconde il viso, ma... arrivateci, cavolo, ma che cos'è? Comunque, passiamo al prossimo racconto, che per oggi possiamo dire può essere anche l'ultimo, perché ci siamo divertiti anche abbastanza, sennò poverine loro. Ciao Deborah, sei dolce come lo zucchero. Il segreto di mio marito riguarda una critica con cui ha avuto una storia durante una nostra pausa alle mie spalle. Questa critica però aveva pure un fidanzato, quindi oltre che a rovinare la mia famiglia, stava rovinando anche la sua.
Succede che quando li scopro si lasciano e mio marito non la vede più, ma dopo 3 mesi questa ce la troviamo fuori casa che voleva parlare con mio marito. E gli dice che era incinta e che non sapeva di chi era il bambino, se di mio marito o del suo fidanzato. Questo è un problema grave. Il suo fidanzato non aveva saputo che lei lo tradiva e noi non lo abbiamo detto a nessuno per evitare le male lingue. Ovvio, perché è quello che pensano gli altri, è molto più importante, no? Vabbè, allora, visto che la cretina è pure scema forte, mio marito la portò da un suo amico farmacista e si fece dare da lei la saliva e un prelievo di sangue. Tutta roba che poi hanno buttato e su un foglio con sopra il simbolo dell'ospedale gli avevano dato un test del DNA con scritto che non era di mio marito il bambino. Lei è rimasta contenta, noi pure, e siamo andati avanti. Allora, capite che questa roba è una cosa super grave? Cioè, a parte il fatto che hai fatto finta, cioè hai preso in giro una per il test del DNA che quell'altra, vabbè. Comunque, anche l'altra però un pochino scema è davvero, perché, cioè, se ti devi capire di chi è il bimbo, non devono prendere la saliva da te, ma sei pazza, prima aspetti che nasca il bimbo e poi dopo lo fai a lui e lo fai all'eventuale padre. Ma questa cosa la sanno tutti, ma basta vedere una serie TV, quindi... Vabbè, alla fine, secondo me, scema e più scema, hanno risolto questa situazione e sono tutte contente. Lei è contenta perché si è ripresa il marito che la riempirà di corna, e lei è contenta così. Quell'altra ha trovato un padre per il loro figlio, che probabilmente non sarà il padre vero, però è contenta anche lei nella sua ignoranza. Quindi... tutto è bene quel che finisce bene. L'unica cosa è che a me fanno ridere queste mamme pancine che ogni volta che c'è un tradimento, scoprono un tradimento, danno la colpa all'altra. Che, ok, l'amante non è mai una super santa, perché ha anche le proprie colpe. Però io me la prenderei un po' più col marito. Ma chissà cosa dicono i commenti di questa storia. Per esempio, Giuseppina scrive: una storia che fa riflettere. Spero che faccia riflettere nel senso negativo del termine, però vabbè. Antonietta invece dice: sono felice che alla fine tutto è andato bene. Ma insomma, povero il bambino, ma lo sa, a parte se il bambino poi non saprà chi è il vero, boh. Speriamo che non debba succedere niente mai di grave, che poi per esempio se il bambino ha bisogno di un'operazione all'ospedale poi gli fanno il prelievo, poi magari lo fanno anche al padre facendo cioè pensando che sia il padre vero e poi scoprono che non è vero, insomma. Vabbè, però speriamo di no. Emanuela scrive: questa sono ovunque, non solo si fanno quelli, loro si vogliono fare anche quelli delle altre. Avete notato l'italiano loro come sempre super aulico? Io adoro. Vedi, danno tutte contro alla cretina. Non al marito. Rosetta dice: fortuna che avete fatto così, altrimenti quella poteva pure inventarsi che voleva soldi o altro da voi per stare zitta. No, e non è per stare zitta, è che se il padre è quello lì e deve mantenere il figliolo, cioè è semplicemente questo. Mentre Carmela: che paura fino alla fine, fortuna che poi è andata bene. Ma non è andata bene, raghi, avete preso in giro della gente. Ma, oh mio Dio, io voglio morire. Assurdo, OMG, è una cosa super... A noi ci fa ridere, però ci sono persone che vivono veramente così, raghi, e boh. Io spero che voi siate un attimino più preparati a livello pemperempesco, a livello conoscere il proprio corpo, a livello anche legale e a livello di relazioni, no? Cioè, io capisco, anche io molte volte quando sono stato fidanzato magari ce l'avevo sotto lo sguardo, no? Costantemente il tradimento, no? E non lo volevo vedere. Però poi negli anni mi sono ovviamente fatto il mazzo e ho capito, ho imparato, no? A non fidarmi o a guardare le varie cose per scoprire vari tradimenti e robe varie che non ci vanno bene. Quindi io mando un messaggio alla nazione, finisco questo video con un messaggio alla nazione. Raghi, se c'è qualcosa che non va, se notate dei cambiamenti nel vostro partner, non per forza
vi deve tradire. Ma il 99% delle volte è perché ha un'altra barra, un altro. Quindi aprite gli occhi. E io posso capire la paura di rimanere sola o solo, e quindi vi dice, vi fa portare a pensare a vabbè, dai, lo perdono, me la prendo con lei, con l'amante, no? Con l'amante ce la possiamo anche prendere, però la colpa è 50-50, quindi non è che allora bisogna ammazzare l'amante di male parole e il marito, però poi torna, dai, va bene, grazie, perché comunque sei il mio marito, se fai le cavolate una volta, due volte, tre volte, poi ciaone, perché questo, andata via l'amante, se ne rifà un'altra. E poi soprattutto fatevi rispettare, mi raccomando, sempre e comunque, maschi, femmine, siate quello che vogliate, però vi dovete sempre far rispettare. Detto questo, io direi che per oggi è tutto. Penso e spero di avervi fatto compagnia e soprattutto fatto ridere, come mi sono sganasciato io dalle risate grazie a questi racconti. Grazie signor Distruggere. Comunque vi lascio la sua pagina su Instagram qua sotto nell'info box. Non è una collaborazione, però siccome è una delle pagine che io seguo di più e mi fanno molto ridere, ho voluto fare questo video. Insomma, mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto e soprattutto se poi volete anche una nuova puntata del i problemi di cuore delle mamme pancine. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, andatemi a seguire anche su Instagram. Per oggi è tutto, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!